La finanziaria cancella la carta sconto benzina. L'iter per l'approvazione della legge non è ancora completato, ma il rischio di perdere il bonus per l'acquisto del carburante per i residenti nella fascia di confine è forte. Lo si legge chiaramente nell'articolo 59, comma 2 della legge di bilancio, che prevede testualmente l'abrogazione del fondo da 5 milioni di euro per le aree di confine con l'Austria e la Svizzera per ridurre il prezzo alla pompa della benzina e del gasolio. La carta sconto permette ai benzinai della fascia di confine di offrire ai clienti prezzi competitivi rispetto ai colleghi svizzeri ed evita così il pendolarismo del pieno. La finanziaria non è ancora stata votata e abbiamo il tempo per intervenire, ma dobbiamo muoverci subito e per questo ho già parlato con il presidente Roberto Maroni, dice il consigliere segretario Daniela Maroni, che in passato ha condotto la battaglia che ha portato al varo della carta sconto. Mi auguro che su una questione tanto importante tutti i rappresentanti politici dei territori di confine facciano fronte comune. La carta sconto benzina, aggiunge Maroni, tutela i cittadini ma anche una categoria e quindi l'occupazione del settore. Il governo sarebbe miope e pazzo a fare una cosa di questo genere. Ricordo sempre che ogni litro di carburante acquistato oltre confine e non in Italia significa 1,07 euro di tasse che vanno nell'altro Stato e non in Italia. Senza la carta sconto, il nostro paese perderebbe ogni anno circa 300-320 milioni di euro. L'allarme per il rischio di perdere la carta sconto è stato rilanciato anche dall'assessore regionale all'economia Massimo Garavaglia. Getta acqua sul fuoco, invece, il consigliere regionale comasco del PD, Luca Gaffuri. Non si faccia allarmismo a scopi elettorali, dice. L'iter della legge di stabilità è appena iniziato. C'è tutto il tempo per lavorare a modifiche nell'interesse dei cittadini lombardi. Come rappresentanti del Partito Democratico stiamo già lavorando in questa direzione.